Cari amici, oggi è il 25 aprile, la festa della liberazione, e noi siamo tutti ancora in una condizione opposta a questo concetto. Siamo tutti quanti costretti, certamente per una motivazione più che logica, benefica e giusta, però fa un po' impressione celebrare adesso un qualcosa che sì, certamente non ha alcun rapporto con questa specie di arresti domiciliari, no? Che ognuno di noi vive a modo suo. Ma la cosa che mi fa particolare impressione, non so se lo sentite, è che mentre vi rivolgo questo saluto, questa giornata, si sente in sottofondo il rumore dei motori degli elicotteri che girano sulla città per controllare. E è un po' impressionante questo fatto, anche qui il controllo è sacrosanto, però insomma fa una certa impressione. Che cosa fa una certa impressione? Fa una certa impressione che sovente, per il bene dei singoli e della comunità, la cosiddetta libertà, quel bene supremo, secondo tanti filosofi, tanti studiosi, tanti scienziati, deve in qualche modo essere contenuta. La libertà non è fare quello che ci pare. Concettualmente, filosoficamente, la libertà è la possibilità di esercitare la pienezza del proprio essere, delle proprie aspirazioni, delle proprie speranze, senza limitazioni da parte di singoli o della società intera. Però, in questo caso, se vogliamo salvare la pelle, la festa della liberazione, in verità, ha dentro di sé un nucleo di conflittualità che non potrà mai essere superato. Perché? Voi sapete come si sono svolti i fatti. Perché il 25 aprile? Perché il 25 aprile del 1945 a Milano si riunì il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, così si autodenominava. Di quel comitato facevano parte figure mitiche nella nostra storia, altre oggi meno ricordate. Il più ricordato di tutti è Sandro Pertini, naturalmente. Che cosa proclamò quel comitato? Comitato di partigiani, comunisti. Bisogna dirlo chiaramente. Proclamò l'insurrezione contro i centri di comando nazifascisti in Alta Italia e poi naturalmente in tutta l'Italia. E si arrogò il diritto, e su questo punto la frattura, diciamo, che ha poi generato la nostra storia è rimasta tale, proclamò il diritto di condannare a morte i nazifascisti che sarebbero stati catturati, e primo fra tutti Mussolini, e così fu. Mussolini fu arrestato e condannato a morte. Legittima o non legittima questa condanna? Ma insomma, fatto sta che da qui scaturì il punto inevitabile, dolente e forse insuperato, per cui nella Costituzione della Repubblica Italiana, nata poco tempo dopo, si inserì quell'articolo fatale che dice che è vietata la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. E basta. Nessuna legge, nessuna norma avrebbe potuto proclamare la soppressione del fascismo in quanto pensiero, in quanto struttura di pensiero, ideologia. E questo non si può fare. L'unica cosa che si poteva fare era vietare la ricostituzione del partito, ma era, come dire, un disperato e vano tentativo di frenare l'onda fascista che era stata appena sconfitta. Ma appunto, si può sconfiggere un partito, non una ideologia, o perlomeno non si può sconfiggere in un dettato legislativo. Questo ha consentito poi, nello sviluppo
della storia fino ad oggi, questa terribile e penosa situazione per cui nel momento della celebrazione di ciò che viene chiamata la liberazione dal nazifascismo, molti oggi respingono questa festa, perché aderiscono ancora a quella ideologia e la centuplicano nella condanna della terribile offesa giuridica che consistette, a parere di molti, nella legittimazione, così, di corsa, della pena di morte. La pena di morte è sommamente ingiusta, ma come i nazifascisti avevano condannato a morte un popolo intero. Certo. Tuttavia la maestà della legge abilita ancora oggi molti a opporsi, a resistere a quella resistenza che per un motivo di fretta, forse gli alleati stavano arrivando, ma il comitato non aspettò l'arrivo degli alleati. Bisognava fare subito, era urgente. La fretta è cattiva consigliera. Voglio celebrare questa giornata nel nome della cultura. Non viene sempre ricordato il fatto che in quel comitato, oltre a Pertini e ad altre nobilissime figure peraltro, ce n'era una che meriterebbe la nostra ammirazione, la nostra commossa ammirazione. Emilio Sereni. Pensate, cari amici, Emilio Sereni, un grande studioso, un uomo a prescindere dalla ideologia, veramente un modello di intellettuale, di ricercatore, è ricordato oggi quasi soltanto a livello filologico. Era un agronomo, ma insomma in verità era molto di più di un agronomo, però la sua laurea era quella. Però non era soltanto un agronomo, è stato uno dei più grandi studiosi, io credo di tutti i tempi, ancorché io non sia specialista della materia, di quell'argomento che lui stesso e oggi ancora noi chiamiamo il paesaggio agrario. Mentre Sereni partecipava a quella fatale giornata, stava scrivendo, perché è stato un autore prolifico, sbalorditivo, anche nei momenti più terrificanti non ha mai smesso di studiare e di scrivere. Stava scrivendo un libro che infatti poi fu pubblicato l'anno dopo, nel 1946, La questione agraria nella rinascita nazionale italiana. Ma uno dice, ma che? Cari amici, aveva colto l'essenziale, il punto focale del problema, e che cioè se la nostra civiltà eminentemente agraria, contadina, certo, sarebbe stata in grado di resistere alla buriana terrificante del fascismo, del crollo del fascismo, della istituzione della Repubblica, ben inteso, tutelando quel valore fondamentale che è il lavoro dell'agricoltura e il paesaggio da quella scaturito, perché il paesaggio agrario italiano era fino a pochi decenni fa l'ossatura portante, la struttura portante non della produzione agricola, della mentalità, della storia italiana. Sereni era perfettamente consapevole delle esigenze dell'industria, della conseguenza di ciò che avrebbe portato. Tuttavia riteneva che se fossimo stati in grado di tutelare quella che lui chiamava il paesaggio agrario, questo avrebbe giovato enormemente all'etica, alla politica, ai comportamenti, alla cultura e al riequilibrio di quel terribile sbandamento, chiamiamolo così, che il fascismo aveva portato e che avrebbe continuato a portare, perché Sereni era il primo a capire che non si elimina una struttura mentale profonda con un decreto e nemmeno con un dettato costituzionale.
Si legge i libri di Sereni, poi dopo tanti anni scrisse la storia del paesaggio agrario italiano, ricava una immensa lezione morale. Adesso noi diciamo, quando finisce la pandemia rinasceremo, quando ci libereremo dalla pandemia. Sì, come no? A una condizione, vogliamo farlo? Perché guardate, cari amici, che il giorno che la pandemia finisce, nessuno risulterà cambiato nella sua interiorità. Io ci credo poco. Uno cambia se invece di cambiare per costrizione della sorte o delle guerre o delle malattie, cambia nel suo rovello mentale. Questo è il grande augurio che dobbiamo rivolgere a noi stessi nel giorno della liberazione. I contrasti, anche terribili, resteranno in piedi, anche se potrebbero essere mitigati, quello sì, da un grande ritorno di coscienza, ma questa coscienza traiamola, tiriamola fuori sul serio dalle nostre radici. La metafora delle radici è una metafora agraria. Ci faccia riflettere questo punto. Le radici non sono retorica.